Ci troviamo qui alla Proloco di Filiano per la presentazione del libro dello scrittore Donato Di Capua, che ha scritto questo libro L'uomo che vendeva i ricordi. Recentemente so che sei stato premiato al Salone Internazionale del Libro, e questo libro, parlando di emozioni, queste emozioni che sono nei giovani di oggi sono andate perse, non ci sono più, qualsiasi tipo di emozione. Questo libro che parla di emozioni, i ricordi, poi che cosa ti ha dato questa emozione di aver vinto questo premio? L'emozione nella mia scrittura è una costante, è l'unica cosa che richiedo ai miei libri, ma un'emozione non data a me, ma un'emozione ribaltata sui miei lettori. La gratificazione più grande non è la vincita di un premio o, come in questo caso, una grossa gratificazione al Salone Internazionale del Libro a Torino. La premiazione della Medaglia d'Oro della mia casa editrice è l'essere stato inserito nella rivista del Salone Leggere Tutti come libro, uno dei libri interessanti del Salone, ma è appunto ricevere i complimenti e gli stati d'animo dei miei lettori che, dopo aver letto il libro, vogliono trasmettermi ciò che io ho cercato di trasmettere a loro. Quindi la gratificazione è proprio nello scambiarci queste bellezze. Appunto, queste bellezze che poi fondamentalmente, come ti dicevo prima, sono un po' andate via. Queste emozioni dove io, insegnando a scuola teatro, mi rendo conto che questi bambini non hanno emozioni, non sanno neanche che cos'è la fantasia. Ritornando alla questione del libro, no? I ricordi, perché vendeva i ricordi? È una storia molto lunga, perché nel libro questo personaggio riesce ad avere un dono. Il dono che riceve è la lettura delle menti. Uh-huh. E in questa lettura delle menti lui riesce ad entrare in contatto con gli altri esseri umani e riesce a carpire i bisogni che questi esseri umani non sarebbero mai riusciti a dettare, a dare agli altri. Quindi nessuno avrebbe il coraggio di fare delle richieste, magari, che verrebbero così, verrebbero prese come un qualcosa di negativo, oppure la paura di essere scherniti per una richiesta. La mente non mente mai, perché noi sappiamo che è inviolabile, e non in questo caso, perché appunto quest'uomo che legge le menti riesce a sentire i pensieri degli altri e riesce a interagire, a catalizzare quelli che sono i loro desideri grazie a questo potere, riuscendo a regalare appunto e a trasformare i ricordi in un qualcosa di materiale. E il problema dell'Alzheimer com'è? Avevo deciso di devolvere questo libro, i primi anni dei diritti d'autore di questo libro, all'Alzheimer Basilicata, e quindi in una delle mie prime uscite con il mio libro Il buio della mente e la luce nell'anima, in un premio internazionale a Roma, il premio Fratellanza nel Mondo, ho conosciuto un'associazione che trattava i malati di Alzheimer, e lì, quando loro mi hanno raccontato, per me era una cosa sconosciuta, mi hanno raccontato che cos'era questo mostro, e quindi mi hanno trasmesso un'inquietudine che non riuscivo a scrollare di dosso. Dopodiché ho iniziato degli studi personali, delle ricerche su questa malattia, e ho trovato che questo mostro effettivamente non è ancora conosciuto appieno, non si sa niente di questa malattia. E ho fatto così, ho cercato di sognare anche per dare ai parenti di questi malati uno spiraglio di luce. Questi malati di Alzheimer non hanno il pensiero nullo, hanno un pensiero silenzioso.
Diciamo che sì, non si capisce ancora, non si sa ancora nulla dell'Alzheimer, però vedere queste persone dove alla fine vivono un mondo tutto loro, dove ritornano indietro col passato, vivono solo di ricordi, e vederli persi come bambini che ancora devono iniziare i primi passi, no? Fa paura. Questa malattia è pazzesca, è pazzesca per loro, che gli mangia il cervello, e per chi sta vicino lo svuota completamente. Un'altra cosa volevo dirti, me la sono scritta perché io non ho molta memoria. L'uomo che vendeva ricordi. Infatti. Allora, sapendo che sappiamo, è una grande conoscenza. Per pensare che conosciamo, non sappiamo, si tratta di una malattia. Solo chi sa di essere malato può curare la sua malattia, la salute del saggio. Egli mostra agli altri le loro malattie e quindi può essere guarito. Questa è una versione di Tao Te Ching, ed è bellissima. Io penso che questo racchiuda il tuo libro, i tuoi pensieri. L'ho voluto prendere perché io l'ho letto il tuo libro, e appunto è pieno di emozioni, di ricordi, di bellezze, di questo andare a trovare delle persone sagge. È una, la consapevolezza di ciò che si fa è molto importante, perché ci aiuta a fare le cose in maniera oculata. Non in questo caso però, perché il personaggio protagonista di questo libro, il primo protagonista, è il tempo. Questo tempo che gioca con le anime degli esseri umani. Ho ipotizzato questo tempo che scorre inesorabilmente, questo tempo che comunque alla fine lascia una scia io l'ho immaginata come una scia argentata, qualcosa di materiale, di palpabile. Questa scia noi la definiamo memoria, e questa memoria noi possiamo percorrerla anche a ritroso, e quindi nel momento in cui io torno indietro con la memoria, nel tempo, e questo tornare a ritroso mi dà la possibilità di vivere forte un'emozione. L'emozione io la ricevo in quel momento, e quindi io in effetti sono tornato indietro nel tempo e lo sto rivivendo. E quindi ecco, il tempo è un qualcosa che noi abbiamo imbrigliato nelle ore, nei giorni, nei mesi, negli anni, nei secoli. Cosa succederebbe se noi riuscissimo a muoverci in questo tempo in maniera libera? Sicuramente vivremmo meglio ogni attimo della nostra vita, perché invece di pensare al domani, e quindi di fare continuamente dei programmi, e quindi non vivere l'attimo, noi riusciremo a cogliere in questo tempo quelle che sono le emozioni del momento, riusciremo ad ascoltare il vento, a sentire il cinguettio di un animale, o riusciremo a sentire i passi di un uomo che si muove tra le foglie. Quindi sono delle sensazioni che noi ci rifiutiamo di cogliere perché abbiamo fretta di vivere. Ti ringrazio. Ringrazio voi per sempre per questa squisita attenzione in ogni mia presentazione. Vi ringrazio perché grazie a voi appunto noi autori riusciamo ad avere spazio, riusciamo a divulgare e a far conoscere quelle che sono le nostre creature. Quindi ringrazio anche voi per essere qui in questa bellissima serata. Grazie.